L'olio prodotto da Vilma Rosato di Intro d'Acqua, molito dal frantoio Ansape di Raiano, ha vinto l'edizione 2021 di Frantolio, il concorso del buon olio Peligno, svoltosi ad Intro d'Acqua. Ed ordini si sono classificati anche Lorenzo Colella, Antonio Golini, Antonio Di Pietro e Gabriele Santucci. Tra i frantoi, affermazione dell'impianto raianese di Ansape, con tre premiati, seguito dal frantoio di Vittorito, cooperativa Albanova. Marino Giorgetti, il funzionario della regione che ha diretto il panel degli assaggiatori, ha segnalato accanto ai vincitori altri cinque oli meritevoli, a dimostrazione di un generale miglioramento della qualità dell'olio Peligno. Quest'anno sono stati 43 i partecipanti. La manifestazione si è tenuta all'aperto in piazza Attilio Susi. Sono intervenuti il sindaco di Intro d'Acqua, Cristian Colasante, Andrea Armundo per la provincia dell'Aquila, la preside dell'Istituto Scolastico Serpieri, Cristina Di Sabatino, il direttore della Banca di Credito Cooperativo di Prato alla Peligna, Silvio Lancione, il presidente dell'associazione, Rustica Gentile, Franco Volpe. Il concorso torna ad Intro d'Acqua dopo 10 anni. L'ultimo concorso ci fu nel 2011, poi giustamente, come da anni, questa siamo già alla 15ª edizione, da anni si usa girare per i paesi della Valle Peligna proprio per far conoscere l'olio e per far conoscere l'olivo. Quindi torna ad Intro d'Acqua dopo 10 anni esatti, l'ultima edizione appunto ci fu nel 2011. Quindi soddisfatti e soprattutto contenti che si possa ripartire anche piano piano con queste manifestazioni culturali. Questa bellissima manifestazione che dà lustro a questo prodotto, un'eccellenza del territorio. La Banca di Credito Cooperativo e tutto il gruppo del credito cooperativo, mi piace sottolineare, è molto vicina al settore agroalimentare e a tutta la filiera. Quest'anno andiamo a festeggiare il 15º anno del concorso Buonolio Peligno, per cui l'anno scorso è stato svolto a Pacenro e il sindaco di Intro d'Acqua ha manifestato la volontà di organizzarlo qui a Intro d'Acqua, che è un paesino arroccato a pochi chilometri da Sulmona. E ha tutte le sue caratteristiche, anche se c'è una piccola olivicoltura a differenza di altri comuni della valle, però anche qui ci sono produttori olivicoli. Momento centrale del dibattito, il dialogo tra Antonio Ricci, funzionario dell'assessorato all'agricoltura della regione, e il professore Emanuele Bernardi dell'Università La Sapienza in Roma, sui contenuti del libro La Col di Letti e la storia d'Italia, edito da Donzelli. Nel corso della manifestazione è stata rinnovata la convenzione tra l'Associazione Rustica Gentile e l'Istituto Scolastico Serpieri sul monitoraggio della mosca e le malattie dell'olivo. Presenti alcuni studenti dell'Istituto Serpieri che si avviano alla conoscenza del non facile lavoro dell'olivicoltura. L'agricoltura è un punto molto debole del nostro territorio, in quanto ci sono sempre meno aziende e quindi noi, promuovendo queste attività, partecipando, abbiamo sempre più possibilità di conoscere il nostro prodotto tipico della Valle Peligna, perché sono sempre prodotti che stanno scomparendo senza dargli il giusto valore. Data l'importanza dell'evento, abbiamo realizzato anche un servizio speciale che andrà in onda nei prossimi giorni.